avete fatto un'apertura esplicita nei confronti di Ursula von der Leyen, ma Mario Draghi potrebbe essere una figura da portare in Commissione Europea in un accordo futuro dopo il voto, anche a seconda di quelli che saranno i pesi tra i vari gruppi europei? Adesso governiamo i processi per quelli che sono. Adesso c'è una commissaria che è la von der Leyen, che per fortuna, in particolare affidandosi ad alcuni indirizzi che l'Italia ha messo sul tavolo con il governo di Giorgia Meloni, ha assunto posizioni ben diverse da quelle del passato. Oggi c'è una politica attiva per contrastare l'immigrazione a monte, non a valle, come qualcuno immaginava di poter fare, senza risolvere il problema che spingeva tante persone a lasciare le loro case, le loro famiglie, rischiando la vita e a volte perdendola. Oggi è una politica europea responsabile che tenta di salvare vite mettendo in condizione di crescere le nazioni dalle quali queste persone sono costrette a scappare. E questo è un dato. L'altro ovviamente è sul settore dell'agricoltura, dove c'è un cambio totale di prospettiva negli ultimi mesi. L'Italia non è stata centrale, è stata la guida, l'avanguardia di alcune scelte, dal cibo sintetico e al contrasto al cibo sintetico fino alla vicenda dell'utilizzo degli agrofarmaci, una posizione ideologica che avrebbe non salvaguardato l'ambiente ma diminuito solo drasticamente le produzioni nazionali, mettendo in ginocchio i nostri agricoltori. L'ultima, quella del rinvio della normativa sulla restaurazione dei terreni, che è un'altra normativa ideologica senza un punto di caduta reale che non fosse quello di accontentare chi non vive di cose concrete ma vive di ideologie e utopie. Quindi l'Italia oggi ha assunto un ruolo centrale, e lo sta portando avanti con chi oggi è alla guida dell'Europa. Dopodiché ci saranno le elezioni del 9 giugno, lì sarà la grande sfida. Saranno gli europei che decideranno dove l'Europa deve andare, se l'Europa deve essere più forte nel difendere i propri confini, nel garantire la propria produzione, nel garantire le proprie imprese, la propria cultura, se riuscire ad essere protagonista come lo è stata nella storia in termini di guida del pianeta dal punto di vista culturale e anche produttivo, oppure avere un ruolo marginale a cui i socialisti vorrebbero condannarla.